Ora si registrerà la conferenza. Eccoci. Allora, benvenuto Marco, grazie per aver accettato l'invito e a questo punto lascio a te così partiamo diretti. Ok, ciao a tutti, buongiorno, intanto grazie Tiziano per la presentazione, ma soprattutto per l'invito a questo evento che per me è un'ora indegna. Si possono fare cose a quest'ora, ma vabbè, ho accettato sapendolo, no, scherzo. Hai già introdotto l'argomento, parleremo appunto di rilievo batimetrico. Io faccio parte di un gruppo di ricerca del CNR, in particolare dell'Istituto di Ingegneria del Mare, quindi ci occupiamo di cose che stanno in acqua. Più che altro sviluppiamo piattaforme robotiche, chiamiamoli droni, per l'ambito marino o comunque diciamo ambito acquatico e appunto grazie alla collaborazione con voi negli ultimi anni son venute avanti queste attività relative al rilievo batimetrico, quindi impiego veramente operativo di quello che noi sviluppiamo. Avrò modo di raccontarvi cosa facciamo. E oggi ci focalizziamo su un particolare drone che abbiamo sviluppato per specifiche applicazioni. Ci arriviamo con calma. Allora, io parto. Spento per sbaglio. Non sapendo il target, ho messo qualche piccola slide tanto per introdurre l'argomento. Infatti, io ho subito messo un titolo: Rilievo batimetrico, gioie e dolori. Quando parliamo di rilievo batimetrico, cosa intendiamo? Il fatto di studiare quella che è la morfologia di un'area di interesse, ovviamente coperta dalle acque, quindi sia un tratto di mare, un tratto di oceano, e in generale quello che si fa è si attrezza una barca, una nave con sensori. Di solito parliamo di sensori single beam, quindi sistemi acustici che vanno a misurare puntualmente le profondità, piuttosto che sistemi detti side scan o multibeam, che permettono una profilazione più ampia, diciamo a più alta risoluzione, sia appunto di precisione sia di apertura spaziale, per appunto fare quello che è riportato su questa slide, quindi ricostruire quello che è il fondale sottomarino, quindi il rilievo del fondale. Questo perché ci serve per capire se un tratto di mare è navigabile, se un tratto di mare è caratterizzato da un fondale piatto, da un fondale roccioso, la morfologia, capire l'evoluzione di quel tratto di mare, proteggerlo, mantenerlo e quant'altro. Quindi questo è l'interesse. Ovviamente non è sempre così facile, così diretta quest'operazione. A seconda di dove andiamo a lavorare, può essere sempre mare, ma ad esempio un lago, un canale, un ambiente in cui una nave non può passare, quindi quello che si fa, bisogna un attimo adattarsi, quindi userò una barca più piccola, userò un canotto, lo equipaggerò con strumentazione. La cosa si può complicare a volontà, nel senso che più cerco ambienti particolari, come può essere il fiume, il lago alpino e quant'altro, più difficile diventa questa operazione. Quindi dovrò adattarmi, come vedete, con soluzioni un po' esotiche, anche non proprio comodissime per l'operatore. Diciamo che più si va in ambienti particolari, più l'essere umano deve un po' adattarsi e fare queste misure poi sostanzialmente a mano. Immaginate appunto di essere in un fiume pieno di rocce, fino ovviamente ai casi più estremi in cui non ho altro modo che zampettare nell'acqua e posare il mio sensore, piuttosto che davvero il paletto con le tacche per fare la misura, soprattutto se sono in acque molto basse. La tecnologia oggigiorno ci può aiutare. Diciamo che la prima idea che può venire in mente è: ok, oggi si parla tanto di droni. Col drone riusciamo a fare qualcosa? I droni vengono usati per fare quello che si chiama fotogrammetria, un rilievo dall'aria, una ricostruzione. Ovviamente l'acqua è un ostacolo al drone, nel senso che il drone più di tanto non può fare. Si possono fare delle stime, ad esempio, sulle capacità di un invaso, sulle dimensioni di uno specchio d'acqua. Si può stimare attraverso colorimetria quella che è la profondità, ma ovviamente non è più una misura diretta, ma appunto una stima, e quindi la misura perde di
affidabilità se vado a farla con un drone. Quindi la misura di un rilievo batimetrico non può che essere fatta in situ, quindi in acqua. E quindi bisogna cercare qualche altro strumento tecnologico che è appunto quello che chiameremo drone marino, cioè un oggetto simile appunto a un drone che vola, ma che sta in acqua e fa veramente la misura diretta che prima faceva l'uomo. Ok, noi come gruppo di ricerca, come dicevo nell'introduzione, ci focalizziamo sullo sviluppo di veicoli robotici. Nella nostra storia ormai trentennale abbiamo sviluppato diverse piattaforme, qua ne ho riportate alcune sia per applicazioni in superficie sia sottomarine, sostanzialmente per esplorazione, campionamento, intervento. C'è qualche esempio in questa slide di quello che si può andare a fare, quindi anche qua fotogrammetria sottomarina, rilievo direttamente sott'acqua, cooperazione con attività di subacquei, manipolazione robotica, ispezione e quant'altro. Diciamo, iniziando a collaborare soprattutto con GITER su queste attività di rilievo batimetrico, ci siamo resi conto che ci sono applicazioni molto particolari e anche dal punto di vista scientifico ha preso piede l'interesse verso quelle che si chiamano le wetlands, cioè tutte quelle aree, come una grezza traduzione direbbe, le aree bagnate, non solo diciamo mari, oceani, laghi in senso semplice, ma tutte quelle zone più complicate da andare a esplorare, come abbiamo visto prima, quindi zone costiere molto basse, zone paludose, zone polari, laghi alpini, fiumi, che hanno però un interesse a livello ambientale, sia di protezione sia di prevenzione di eventuali eventi come inondazioni, come protezione di habitat e quant'altro, che devono essere monitorati, e c'è appunto la problematica di andare a fare questi rilievi che non possono che essere fatti a mano, come abbiamo visto prima. Quindi l'impiego, la possibilità di avere uno strumento tecnologico cambierebbe totalmente il modo di lavorare. Ovviamente queste zone hanno caratteristiche sono spesso zone isolate, quindi non è facile arrivare, ad esempio, su un lago alpino perché è difficile portarsi dietro della strumentazione, quindi appunto la difficoltà di accesso di portare una barca, non parliamo neanche di nave a questo punto. L'acqua bassa, che sembrerebbe qualcosa che ci facilita, in verità è un problema, perché se ho una nave o una barca che ha una sua certa dimensione, se l'acqua è troppo bassa si va ad arenare e non possiamo lavorare, e rischio per l'operatore, perché comunque un fiume, magari anche in piena, non è un bel posto dove andare a lavorare. Quindi quando pensiamo a un oggetto, a un sistema tecnologico che possa fronteggiare questi problemi, dobbiamo appunto tenere conto di queste caratteristiche. Parliamo appunto di requisiti che deve avere lo strumento che vogliamo andare a sviluppare, che sono appunto robustezza, cioè un oggetto che, se messo ad esempio in un fiume, può sbatacchiare su rocce e quant'altro. Proprio per accedere a zone difficilmente accessibili, deve essere facilmente trasportabile, vedremo questo cosa vuol dire. Maneggevole, quindi inteso anche come versatile, che possa fare delle operazioni alleggerendo il carico di lavoro dell'essere umano, modulare, quindi la capacità di essere, diciamo, adattabile a diverse situazioni, diversi tipi di misura, di rilievo. E questo è appunto il prototipo che vi vado a presentare, che abbiamo chiamato SWAMP, traduzione appunto di. La parola vuol dire palude, ma è un acronimo che appunto vuol dire piattaforma autonoma sostanzialmente per acque basse, multifunzione, quindi può essere appunto riadattato alle diverse applicazioni che dobbiamo fronteggiare. Ora vi racconto un po' quali sono le caratteristiche di questo oggetto, perché nasce così. Nasce appunto con l'idea di essere un oggetto piccolo, facilmente trasportabile, leggero, adattabile, e a suo modo resistente, nel senso che è costituito da materiali diciamo innovativi. Questi scafi qua non sono il classico alluminio o vetro resina che possiamo trovare sulle barche, ma è una sorta di spugna, tipo quelle dei salsicciotti che trovate nelle piscine, appunto per garantire la resistenza, la robustezza di fronte a urti. Questo ci garantisce anche leggerezza, quindi facilità di trasportarlo, e maneggevolezza durante l'operazione, quindi un oggetto abbastanza diciamo atletico in quello che fa, come vedremo più avanti. Ho
elencato qualche caratteristica, un oggetto comunque piccolo, parliamo di una piattaforma che ha circa lunga 1 metro, una quarantina di chili, poi a seconda del peso dei sensori che si montano, quindi facilmente trasportabile anche da un paio di persone, e l'operatività quindi diventa molto, molto rapida perché la logistica, quindi il trasporto, l'installazione della stazione di lavoro diventa molto, molto semplice. Vado avanti qua di nuovo, qualche caratteristica un po' più di dettaglio, quindi ovviamente disegnato, progettato per applicazioni in acqua bassa, parliamo di acqua molto bassa, cioè arriviamo fino a 15 cm di operatività, vuol dire veramente lavorare in una spanna d'acqua, vedremo come. Materiali, come vi dicevo, soffice, quindi leggero e resistente all'urto, quindi no, anche un colpo da qualche parte non gli porta problemi di entrata dell'acqua o quant'altro. Una propulsione innovativa, non abbiamo più un motore con un'elica esposta che può essere soggetta a rottura, a incagliamento e quant'altro. C'è un sistema innovativo di cui vi parlo tra poco che si chiama PumpJet, quindi una sorta di getto d'acqua, ma che ci garantisce ancora più maneggevolezza. E diciamo una propulsione, abbiamo quattro motori addirittura che ci permettono quella che si chiama, diciamo, in ambito robotico la totale attuazione, quindi la capacità di muoverci in tutte le direzioni, modularità attraverso un'architettura sia hardware che software che permette l'integrazione di sensoristica diversa anche di terze parti, quindi questo permette anche di interagire con differenti partner anche non specifici delle attività robotiche, ma che vogliono ad esempio installare un particolare sensore per essere portati in giro dalla nostra piattaforma. Vado un attimo sugli scafi che appunto sono composti da questi, è sostanzialmente un sandwich di questa schiuma molto leggera che permette di avere uno scafo in primis appunto leggero, resistente all'urto e adattabile. Posso ovviamente sfilare una parte del sandwich in modo da riadattare lo scafo qualora avessi bisogno di più o meno galleggiabilità o restringere appunto le dimensioni dell'oggetto. Ovviamente gli scafi hanno delle sezioni interne dove andremo poi ad alloggiare quelle che sono batterie, i propulsori e i diversi payload, quindi la parte sensoristica che ci interessa portare in giro. I propulsori, appunto, come dicevo, sono quattro, alloggiati due per scafo, e sono caratterizzati da questo sistema, appunto, chiamato PumpJet, che ha una pompa aspirante con una turbina, una girante, che va ad acchiappare l'acqua e la sputa attraverso questi fori di uscita, ma la caratteristica è che c'è un secondo motore che permette la rotazione di questo ugello a 360 gradi, quindi posso modulare sia la forza con cui il motore spinge, sia la direzione del getto d'acqua, quindi dandomi un'agilità completa in operatività, quindi posso davvero muovermi avanti, indietro, destra, sinistra e girare allo stesso tempo. Questo ovviamente mi permette di fare operazioni che non posso fare agevolmente con un'imbarcazione classica. In più, questi PumpJet sono sostanzialmente poi annegati, installati all'interno dello scafo, quindi non ho una parte rotante completamente esterna, ma diciamo c'è solo l'ultimo millimetro di propulsore che va a sfiorare la base dello scafo, quindi questo permette di avere il motore a filo scafo e quindi davvero andare a lavorare in acque molto basse, per quello dicevamo che l'operatività arriva fino a 10-15 cm di fondale, proprio perché non vado a grattare con un'elica classica su un fondale colpendo rocce e quant'altro. Diventa anche molto più sicuro perché non avendo una lama rotante fuori che gira, anche mettere le mani vicino all'oggetto non diventa pericoloso per operatori o gente che dovesse per caso essere sulla via del robot. Ve lo faccio vedere, questo è uno dei primi video che vi faccio vedere, tanto per capire cosa fa l'oggetto. Qua siamo tratto di mare abbastanza tranquilli in Croazia, dove si vede l'oggetto messo in acqua. E già qua c'è un primo esempio di operazione in acqua bassa. Ci sono sostanzialmente due spanne d'acqua dove il veicolo non ha assolutamente problemi a muoversi.
Come vedete, ci sono i due scafi, una piattaforma sopra che può essere anche quella alloggiata con eventuali payload aggiuntivi. Qua c'era una scatola con diversi sensori. Adesso vedremo, andrò un po' a studiare quella che poi è l'operatività in campo. Torno un attimo sui requisiti per farvi vedere un attimo come abbiamo superato a questi requisiti iniziali, come in effetti il veicolo risponde a queste caratteristiche richieste. Robustezza, ora qua lo confesso, guidavo io, erano prove che facciamo e come vedete può capitare che una musata su una roccia piuttosto che su un pontile la dia perché è distratto, perché arriva il vento, perché c'è qualcosa che va a interagire col moto del veicolo e quindi diciamo uno può anche aspettarsi che qualche piccolo incidente capiti. In questo caso non succede niente, l'oggetto è comunque, diciamo, si muove a un metro e mezzo al secondo, quindi la forza di impatto non è assolutamente importante e quindi non va a portare danni all'oggetto, proprio grazie soprattutto a questi scafi iperleggeri che vanno anche ad ammortizzare eventuali urti. Quindi, diciamo, il problema della robustezza è abbastanza risolto. Trasportabilità estrema, mi verrebbe da dire, perché siamo riusciti a caricare l'oggetto, che ovviamente si può smontare, non è rigido, basta sfilare queste travi di supporto, si prendono gli scafi a mano. Abbiamo caricato su una panda, quindi una comunissima utilitaria, e anche il trasporto in aree non proprio comode, come vedete, può avvenire, non dico agilmente, perché comunque è trasportarsi un minimo di peso addosso. Però si raggiungono zone di cui poi vi racconterò anche impervie, quindi dove magari c'è un sentiero da affrontare, ovviamente si porta un pezzo alla volta, però questo poi permette di operare anche in zone non con un accesso diretto all'acqua. E ha un minimo di logistica al contorno, quindi non è solo l'oggetto da trasportare, ma devo poi pensare a una stazione di terra, quindi un'antenna per comunicare, un portatile e davvero poco altro, quindi diciamo che in 2-3 persone, la logistica è risolta anche con un trasporto a mano. Ora, diciamo, in alto a destra c'è questa scena patetica in cui trasportiamo gli scafi con addirittura una seggiola legata sulla schiena, perché ci siamo fatti in quel caso lì un chilometrino a piedi, perché ci siamo trovati una sbarra davanti al naso e quindi non potevamo più proseguire con la macchina, l'abbiamo trasportato a mano fino al punto di operatività. Maneggevolezza, come dicevo, non intesa solo come capacità di muoversi, ma anche versatilità in quello che è il tipo di comando che possiamo dare al veicolo. Quindi posso comandarlo, diciamo, come un drone classico, quindi telecomando, o meglio controller PlayStation-like, quindi posso davvero pilotare a mano portando il veicolo dove più mi piace. Quindi il veicolo deve essere in grado di, in maniera reattiva, seguire i comandi che io impartisco, fino a lo sviluppare dei moduli software che mi permettano di avere della guida autonoma, quindi la capacità di dirgli ok, segui questa linea piuttosto che questo percorso, piuttosto che il classico grigliato in cui il veicolo va avanti e indietro da solo e l'operatore non è più un pilota, ma un supervisore di quella che è l'attività del veicolo, che va sostanzialmente a fare tutto da solo e richiede poi solo interventi se qualcosa di inatteso capita. Quindi questo è il tipo di attività che soprattutto noi andiamo a fare a livello di ricerca, quindi lo sviluppo di quella che si chiama autonomia o intelligenza del veicolo. Modularità, appunto il fatto di poter aggiungere dei pezzi anche non previsti a progetto, quindi dire oggi un nuovo sensore, GTR vuole installare un GPS RTK per aumentare la precisione, perfetto, non c'è problema. Tutto il sistema è composto da un'architettura appunto flessibile e modulare. Già gli scafi di loro potrebbero essere separati, sono due entità indipendenti che poi vengono unite in questa architettura software che comunica attraverso una rete wifi a bordo. Diciamo che tutti i cavi che vedrete nelle immagini sono per l'alimentazione, per la potenza, ma tutto quello che è il dato viaggia su una rete wifi, quindi l'integrazione di un sensore è facilissima, basta che abbia un modulo wifi a cui ci si può connettere. Quindi questo permette appunto di aggiungere pezzi facilmente. Quello che facciamo per il rilievo batimetrico è inserire
addirittura dentro allo scafo, quindi neanche al di fuori, ma all'interno, un pinger acustico che non ha problemi a oltrepassare la schiuma dello scafo, quindi lo scafo è trasparente all'onda acustica, abbiamo verificato, quindi possiamo inserire entro scafo il sensore, anche quello permette maggiore protezione del sensore stesso e quindi non ho niente al di fuori. L'integrazione viene attraverso una scatoletta che raccoglie i dati e li integra con quella che poi è la telemetria del veicolo, ad esempio per avere appunto rilievo batimetrico in una specifica posizione che mi dà il sistema di navigazione del veicolo stesso. A livello software montiamo un sistema MQTT, non so se è noto oppure no, comunque MQTT è un protocollo molto semplice che viene usato per l'IoT, per l'Internet of Things, utilizzato solitamente per integrare misure sensoristiche diverse, è molto semplice, quindi quello che si fa, un domani vogliamo integrare un nuovo sensore, sostanzialmente non devo andare a mettere tutta la parte software, legarla all'architettura di controllo, ma basta sostanzialmente registrarsi a questo server per scambiare i dati che servono, quindi diciamo tutto molto molto semplice. Ok. Parliamo un po' di applicazioni, così vi faccio sostanzialmente vedere delle foto e dei video, diventa anche più piacevole. Veicolo l'abbiamo utilizzato veramente in svariati posti, anche in maniera esotica, in mezzo alla gente per fare sostanzialmente delle dimostrazioni. A Camogli eravamo al Festival della Comunicazione un paio d'anni fa, abbiamo fatto dei test, la gente nuotava attorno, capito che l'oggetto era piccolo, non era pericoloso non mettendo le dita nei propulsori, però era facile per la gente nuotare lì vicino e vedere che cosa l'oggetto stesse facendo. Quindi, anche dal punto di vista sicurezza delle operazioni, è un passo avanti. E poi siamo andati per contro a fare dei rilievi batimetrici, come vedremo tra poco, soprattutto ad esempio sul fiume Roia, proprio commissionati da Giterra per andare a studiare le capacità dell'invaso. E lì è stata una bella esperienza perché abbiamo veramente messo il veicolo in acqua in condizioni non agevolissime. Vi parlo appunto di questo. Fiume Roia, siamo andati a fare queste batimetrie in due punti differenti, una sulla foce. Roia è un fiume che sta più o meno vicino a provincia di Imperia, vicino a Ventimiglia. Qua siamo sulla foce, tanto per capire che area è quest'area qua tra il pontile e il mare, è quella che si vede in foto, quindi comunque un'area abbastanza importante, richiede del tempo se dovessimo fare rilievo con barchetta e operatore, il veicolo può essere messo lì, mandato avanti e indietro a raccogliere i dati. Quelle strisciate azzurrognole che vedete nella mappa sono appunto il continuum di dati raccolti. In quel caso, beh, sono solo plottati sopra la mappa e permettono appunto di ricostruire l'andamento del fondale. Tenete conto che il veicolo raccoglie i dati con una frequenza di 10 Hz, quindi 10 volte al secondo io ho la lettura di tutti i dati, sia batimetrici sia anche telemetrici del veicolo, quindi so sostanzialmente in ogni istante quello che è il dato batimetrico dove il veicolo passa sopra. Tenete conto che una velocità di crociera di 1 m/s vuol dire avere una misura del fondale ogni 10 cm. Quindi una precisione totalmente fuori scala rispetto a quella che può essere un'operatività totalmente manuale. L'altra parte di rilievo è stata fatta, diciamo, quella che si chiama zona Airole, che è un paesello un po' più sul monte, zona molto meno agevole, in quanto ci siamo dovuti abbastanza arrampicare per un sentierino, portare il veicolo, adesso vi faccio vedere come, e questa è la zona dove si va a lavorare, quindi una zona che non ha un accesso tipo spiaggia comodo per mettere il veicolo, quindi abbiamo dovuto trasportare il veicolo, montarlo sostanzialmente tra le rocce, metterlo in acqua e girare in questo tratto di fiume. In alcuni punti era anche caratterizzato da una discreta corrente, quindi il veicolo doveva anche fronteggiare il fatto che non fosse acqua calma, ma soprattutto muoversi vicino alle rocce, cosa che è molto facile con questo oggetto, in quanto telecomandato, e non si ha la paura di andare a sbattere e distruggere tutto. Ovviamente non mi devo lanciare a tutta velocità contro il muro, ma piccoli urti abbiamo visto che no, non causano problemi.
Questo è appunto il come abbiamo messo l'oggetto a mare, come si opera. Eravamo su questo ponticello da cui operavamo e vedete che il veicolo va a lavorare soprattutto in mezzo alle rocce, dove è lì che ci interessa il dato, cioè dove è più difficile accedere, l'interesse maggiore è lì. E quindi ricordo Tiziano che diceva: potete andare lì più e più volte. Quindi, facendo queste operazioni, passando tra le rocce con la corrente, però non abbiamo assolutamente avuto problemi a fare questo tipo di misure. Quindi, come vedete, la cosa risulta molto semplice e anche abbastanza divertente, perché poi è quasi come giocare. Cosa molto simile abbiamo fatta recentemente per una collaborazione con l'Università di Genova. Siamo andati a fare dei rilievi sui laghi del Gorzente, che è un'altra zona, qua diciamo vicino a Genova, al confine col Piemonte. Il confine tra Liguria e Piemonte passa proprio a metà di questo lago. Anche qua, allegra camminata per portare il veicolo, perché appunto vi raccontavo che ci siamo trovati davanti a una sbarra e quindi abbiamo scaricato il materiale e trasportato fino al sito. Anche scendere i sentierini con uno scafo alla volta non è un problema. Si monta il veicolo a bordo lago in questo caso, e lo si butta in acqua. Due persone possono metterlo tranquillamente in acqua e dalla stazione di terra poi si comanda il veicolo. Vi faccio vedere un paio di video che riportano appunto quella che è il tipo di attività, quindi dei transetti avanti e indietro per andare anche qua a misurare quello che è il rilievo del lago. E allo stesso modo si può anche andare a fare questa profilatura dei confini muovendosi molto. Muovendosi rasente alle rocce, proprio per andare a caratterizzare quella che è la profondità, la morfologia del lago, dove è più difficile accedere, quindi proprio nei punti diciamo di confine tra quella che è la risalita del fondale fino appunto alla roccia emersa. Questo di nuovo è estremamente semplice, e quando poi si vanno a mappare i dati su una mappa, si vede proprio la misura che va a sfiorare quella che è la linea di costa. Qua c'è, scusate. Allora, andiamo a far ripartire. Qua c'è appunto quella che è il risultato del rilievo. Abbiamo coperto quest'area colorata che si vede in basso a destra, e l'ottenimento di questi dati è stato fatto con le operazioni che vedete nel video. Questo è un timelapse delle, diciamo, paio d'ore che ci ha impegnato questa attività, col veicolo che va in maniera automatica, semiautomatica, lungo la direttrice di questo specchio d'acqua, prendendo il comando dove serve, ad esempio nelle zone più vicine alla riva. In quel caso lì ha più senso magari pilotare a mano, perché almeno posso passare vicino senza avere problemi. Ma poi molti tratti li si può fare lanciando il veicolo in automatico. Sostanzialmente si sta a vedere il veicolo che va avanti e indietro, però poi il risultato è appunto avere questa immensa mole di dati che possono essere plottati e ottenere quello che è il rilievo che vedete. Per informazione, questo spazio d'acqua è più o meno caratterizzato da una profondità tra il mezzo metro e i 14 metri nell'area che abbiamo coperto. E appunto la precisione è estremamente elevata. In più abbiamo fatto dei voli con un drone, in quest'area l'Università di Genova l'ha fatto, per andare a fare sostanzialmente una fotogrammetria combinata con la batimetria, cosa che avevamo in verità fatto anche sul fiume Roja con Tiziano, appunto per avere un dato aggregato sia della parte aerea, quindi attraverso ricostruzione d'immagine delle immagini raccolte col drone, e di dati batterimetrici raccolti col veicolo in acqua. Quindi queste cose si stanno consolidando e stanno diventando quello che è il modo di lavorare. Ed è quello che vorremmo continuare a fare, e consolidare queste metodologie, migliorarle. Quindi benvenga qualsiasi tipo di collaborazione in questa direzione. Giusto due slide per dirvi quello che ci piace fare con questo tipo di veicoli, che sono gli sviluppi futuri relativi a un'espansione in una rete di veicoli che permettano un
un rilievo coordinato cooperativo, quindi molto più veloce, molto più preciso, mandando i veicoli in diverse posizioni, collaborando per andare a coprire quelle che sono le aree non coperte del rilievo. Fino a una copertura totale di tre segmenti, quindi lavorare sia nella parte sottomarina, parte superficie e integrazione col drone anche a livello di piattaforma di lancio del drone stesso. Quindi posso portare il drone in un'area di interesse, lo faccio decollare lì, essendo che il drone è limitato sostanzialmente dall'energia a bordo, lo faccio riatterrare e me lo riporto indietro. Questo tipo di operatività incrementerebbe di molto il lavorare in questo modo. In più, diciamo, l'accesso remoto al dato che oggi è ormai usuale, il fatto di poter accedere a una rete cellulare e accedere ai dati, ci permette di remotare, appunto di vedere in remoto questi dati e addirittura pilotare il veicolo, richiedendo un rilievo in specifici punti, proprio on demand, ad esempio con un telefono. Quindi questo è l'obiettivo. In più, diciamo anche come a livello di ricerca, l'integrare questo tipo di veicoli, ad esempio in un ambiente portuale con il veicolo che possa muoversi in un traffico marittimo, raccogliere dei dati, monitorare, fare patrolling, è quella che è un po' la nostra mira a lungo termine, quindi anche l'integrazione in sistemi più complessi come possono essere dei porti, porticcioni. Quindi con questo io chiudo qua, lascio spazio a domande, ma soprattutto se ci sono nuove idee, commenti e voglia di collaborare, siete tutti benvenuti. Grazie mille. Grazie mille a te Marco. Devo dire molto, io che conoscevo già lo strumento, appunto, che l'ho visto anche all'opera, però devo dire la presentazione è molto, molto interessante, molto completa, soprattutto insomma, parte da un quadro completo dell'intero progetto. Ecco, sì, se ci sono domande, ma al di là delle domande, veramente l'informalità del jailbreak è proprio questa, anche o considerazioni personali o cose di altro tipo, spazio a voi. Ho steso tutti. No, no, ma sai, l'orario, noi lo facciamo a quest'ora. Perché l'idea è proprio quella di fare, come dire, una colazione un po' tecnologica prima di mettersi a lavorare. Però l'orario, certo, un po' così. Ci sono. Ciao Luciano. Ciao Renzo, ciao. Buongiorno Marco. Buongiorno. Un po' il ghiaccio così. Adesso ovviamente complimenti. L'idea è molto, molto. Non le faccio stare gagliarda. Una domanda molto semplice. Si è parlato che potete gestire diversi payload, una facilità di integrazione. Una stima del massimo peso che riuscireste a gestire, soprattutto perché diciamo, l'appetito mi è mangiando, immagino che avrete pensato a un discorso di multi-beam, quindi là i pesi cominciano a diventare sicuramente molto importanti e in base al peso anche un po' la durata dell'operatività, Sì, una sì, sì. stima insomma. Allora, come pesi, siamo su, come payload disponibile, direi, ora non ho il dato precisissimo, però direi una ventina di chili senza problemi. Ovviamente, beh, si possono riadattare gli scafi. Proprio per accogliere un payload più importante, appunto aumentando quella che è la galleggiabilità, il fatto di essere modulare aiuta anche in questo. E le dimensioni possono del veicolo stesso possono variare, cioè possiamo riadattare il veicolo proprio per accogliere un payload un po' più importante, garantendo comunque la manovrabilità, il fatto che questo oggetto non affondi.
La durata dell'oggetto adesso è di qualche ora, abbiamo operato per 6 quasi 8 ore, un'operatività normale, ecco, non motori a stecca per tutto il tempo, un'andatura al 70%, mettiamola così, anche lì con possibilità di introdurre delle batterie aggiuntive, quindi per aumentare la durata. Poi ovviamente dipende dal tipo di payload, ci sono dei payload che montiamo che hanno le batterie indipendenti, quindi l'oggetto sensore aggiuntivo vive di vita sua, comunica in wifi, quindi è un oggetto che non va a interagire, diciamo, con l'hardware del veicolo, quindi il veicolo si porta dietro le sue cose e il payload aggiuntivo viene sostanzialmente appoggiato e trasportato in giro. Quindi comunque diciamo, l'operatività è di garantita almeno di qualche ora. Non so se avevi altri dubbi. Comunque stiamo in verità pensando con un altro istituto, abbiamo dei progetti, diciamo, interni CNR con cui andremo a montare un multibeam proprio per fare la profilatura multibeam dei fondali e appunto il problema del peso e della durata non è, cioè, è stato calcolato, si è tenuto conto di questi fattori e non c'è nessun problema. Andremo presto a fare la sperimentazione in campo. Molto bene, molto, molto interessante, complimenti. Grazie. Grazie Renzo. Ci sono altre curiosità? Devo dire che noi quando abbiamo utilizzato lo strumento, questo è un prodotto, un prototipo, no, direi un prodotto che abbiamo utilizzato in campo per attività proprio produttiva, che a noi ha risolto il problema, nel senso che in quel caso lì, nelle immagini che ha fatto vedere prima Marco, francamente abbiamo fatto fatica a trovare soluzioni alternative, perché mi rendo conto, era un caso piuttosto particolare, eravamo in una gola con delle profondità al centro piuttosto alte, ma spostandoci di 3 metri in planimetria arrivavamo alla roccia affiorante, e quindi insomma è una zona non così banale, però devo dire che occupandomi in particolare tra le varie cose di rilievi LIDAR da drone, da UAV, non è raro, cioè sempre più spesso, intanto i rilievi LIDAR in campo fluviale cominciano ad essere molto richiesti, e sempre più spesso una domanda tipica è: ma con l'IR da drone riusciamo anche a prendere le aree sommerse? Ahimè, no, non riusciamo. E quindi, insomma, rimane sempre un bisogno evidente. Insomma, è chiaro che il rilievo LIDAR della parte emersa è utile, ma se poi si fa chiaro nella parte sommersa, ha poco significato per le applicazioni fluviali. E quindi, insomma, lo vedo l'integrazione che anche tu, Marco, alla fine citavi, lo vedo come un aspetto anche da un punto di vista del mercato molto, molto importante, direi strategico, ecco. Sicuramente non è aperto noi diciamo non facciamo, cioè non nasciamo con questo tipo di obiettivo, noi essendo comunque diciamo CNR ricercatori, per noi il focus è più sullo sviluppo di tecnologia. Ovviamente l'avere un'applicazione reale, cioè un problema operativo importante ci dà una spinta in più, perché a quel punto hai proprio poi l'esperienza sul campo e i problemi da risolvere reali. E quindi ci terremo a mantenere questo tipo di attività e creare veramente quello che poi è il quasi prodotto finito che possiamo, magari non dico vendere, ma usare come dare come service a una GTR o chi per altro per appunto raccogliere questo tipo di dati, perché poi queste applicazioni molto così, diciamo,
settoriali, poi hai il problema, come lo prendiamo quel dato lì, andando comunque a fare anche cose nuove, cioè lo sviluppo non è fatto e finito di questo veicolo, ma ad esempio vorremmo integrare, adesso che hai nominato LIDAR, un LIDAR a bordo anche del veicolo per, diciamo, coprire la parte proprio di, sempre di superficie, quindi non sott'acqua, ma proprio a livello di ad altezza veicolo, quindi proprio ad altezza della superficie dell'acqua, e l'integrazione, ad esempio, col multibeam sotto cambia totalmente anche il livello di precisione e di risultato che si ottiene dalla profilatura subacquea, quindi un tipo di dato che si ha su, diciamo, una nave oceanografica, ma che non puoi pensare di avere oggi su un laghetto o su un fiume. Quindi questo è, diciamo, il nostro obiettivo di sviluppo per l'oggetto. E ovviamente poi chi è interessato sia a utilizzarlo, ma sia anche a testare della tecnologia, testare della sensoristica, è il benvenuto, proprio per la semplicità con cui questa cosa si può fare, perché non richiede diciamo, una riprogettazione, un'integrazione profonda col veicolo stesso. Pensa che una cosa semplice, però collaboriamo con qualche scuola. L'altro giorno mi è arrivato questa scatoletta che è un sensore di temperatura che hanno fatto degli studenti da integrare sul veicolo. L'oggetto si accende, si configura l'indirizzo di rete e quell'oggetto raccoglie il dato di temperatura dell'acqua e lo manda sul veicolo attraverso l'architettura software che abbiamo sviluppato, che è appunto basata su MQTT, quindi su uno scambio di messaggi assolutamente slegato da quello che poi è la tecnologia. Quindi molto semplice l'integrazione, molto semplice che ognuno sviluppi le sue parti e poi si mettono insieme per fare qualcosa di combinato. Bene, bene, grazie. Sì, questa versatilità che è tipica, diciamo, di una soluzione sviluppata all'interno di un soggetto, di un ente come il CNR, comunque sono di ente di ricerca, però poi diventa molto, molto utile anche in ottica di mercato. Giustamente tu dici, non è il vostro obiettivo, certo, poi per sviluppare delle soluzioni, dei prodotti pronti per il mercato ci sono altri soggetti che alcuni sono anche presenti, peraltro, quindi sì, il vostro lavoro io credo sia stato fino ad ora già molto prezioso, però ecco, sarei curioso di capire poi come è andata avanti, ma se, seguirò, ci sentiamo abbastanza Assolutamente. frequente, diciamo. Ok. E altre domande, altre curiosità? Intanto ti chiedo, Marco, se puoi un attimo ricondividere l'ultima slide, se non so se l'hai messa, Sì, quella scusa. così poi Hai la ragione. figura diamo. Hai ragione. Aspetta che ti ricondivido lo schermo. Eccoci. Eccolo lì. Io scusa, in realtà una domanda ce l'ho. Un'ultimissima cosa riguardo agli output. Voi fornite, come dire, un file di testo, oppure fornite un DTM, oppure fornite, cioè, lato software, diciamo così, cosa avete in tutto questo e quindi qual è l'output standard che fornite? Allora, sostanzialmente l'output è quello che ci viene richiesto, nel senso che non abbiamo, diciamo, il nostro lavoro non è da geografi o gente che fa, diciamo, specificatamente questo lavoro, quindi anche il tipo specifico di output per noi è un po' ci adattiamo. Se tu mi dici mi serve questo tipo di dato, io raccolgo i miei dati grezzi e te li impacchetto come ti serve. Nella collaborazione che avevamo avuto, sostanzialmente era uscito un file di testo con tutte le informazioni, quindi erano le posizioni GPS, l'altitudine misurata, ovviamente il battente subacqueo.
più tutta la eventualmente telemetria del veicolo, rollio beccheggio per eventuali correzioni. Quindi quello poi è un po' ci si parla con chi è interessato al dato, dire qua ci sono, c'è tutto il dato, diciamo, raw, come suol dire, raccolto dal veicolo, sia a livello di navigazione sia a livello di dato payload, e lo si reimpacchetta, lo si adatta a quello che poi è la richiesta, ovviamente. Quindi anche lì, avendo tutto in mano noi, ovviamente la parte hardware, ma anche tutta la parte sviluppo software, cioè tutto nasce da noi, è molto facile metterci le mani e adattare quella che è poi l'uscita che ci viene richiesta. Quindi mi serve quel dato, perfetto, te lo do come più ti piace. Quindi anche da quel punto di vista lì, l'adattare lo strumento, sia da un punto di vista hardware, sia da un punto di vista software, per noi è una cosa assolutamente normale, proprio perché non è un oggetto che compriamo e utilizziamo, è perché lo sviluppiamo e quindi abbiamo possibilità di accedere a ogni punto della catena. Quindi questo anche qua aumenta la versatilità e le capacità di utilizzo della piattaforma. Ok, grazie. Cioè, allora, va bene, se non c'è altro, tanto per chiudere gli ultimi minuti, poi se ci sono domande, ovviamente aprite il microfono, intervenite pure. Intanto vi dico quale sarà il prossimo appuntamento, che è il 21 di luglio, quindi tra 2 settimane. Ci spostiamo, ma neanche poi tanto, si parla pur sempre di rilievo tridimensionale, di rilievo LiDAR in ambiente urbano, e parleremo di rilievo 3D con zaini, diciamo così, quindi LiDAR da zaino. In particolare vedremo un caso, quindi a partire dallo strumento, l'elaborazione, i risultati e poi la fruibilità dei risultati, delle nuvole di punti che ne derivano, la classificazione delle nuvole, eccetera. Stesso link, stessa modalità, stesso orario. Per rimanere aggiornati, se volete, per chi non ancora non fosse parte del canale Telegram di Geobreak, che vedete lì e che trovate su Telegram, lì sopra. Vi ricordiamo gli appuntamenti, vi mandiamo i link ai video delle registrazioni e poi qualche altra info che ci sembra interessante. In ogni caso, la registrazione di oggi la trovate anche sul canale YouTube, la metteremo in giornata sul canale YouTube di Digiterra. Se non c'è altro, io direi che siamo quasi alle 9:30. Grazie Marco ancora per aver partecipato Grazie a te. e niente, e vi saluto. Grazie a tutti per essere stati presenti. Grazie mille.